Amici, ci troviamo in Baraggia con Mauro Fanelli, naturalista e guida naturalistica, perché oggi parliamo della scoperta di una nuova specie di vipera, è corretto? Esatto, sì, una nuova specie di vipera che è stata descritta qua, proprio nelle Alpi alle nostre spalle, a nord di Biella. Un team internazionale ha fatto questa scoperta, una specie, non razza, una specie particolare che ha caratteristiche più simili alle vipere del Caucaso, giusto? Sì, alle vipere caucasiche. Non è facile spiegare in realtà la dinamica, la storia naturale che ha avuto questa specie, sicuramente, proprio perché lo studio ha evidenziato come la genetica sia molto simile, molto affine alle vipere caucasiche rispetto alle vipere italiane. E questo è un po' un mistero che col tempo, sicuramente, le ricerche che progrediscono si riuscirà a portare avanti. C'è un'ipotesi, quella del relitto glaciale? Sì, un'ipotesi che viene spesso attribuita alle specie alpine che hanno degli areali così limitati, che appunto quella del relitto glaciale, quindi può darsi che durante le fasi glaciali, quando la maggior parte delle vallate erano coperte dai ghiacci, alcune specie si siano condensate in piccole aree alpine, rimaste libere dai ghiacci, che poi con l'arretramento invece hanno potuto espandersi. Non è l'unico caso nelle nostre Alpi, ci sono anche altri invertebrati, il più famoso è il Carabus olympia, a cui viene attribuita questa dinamica. Un'altra domanda, è stata chiamata vipera dei valser, sì. Come mai questa scelta? Perché gli scopritori, diciamo, hanno origini più da terre valser, quindi Ossola e quelle zone lì, e lì la presenza dei valser negli anni si è fatta sentire, e allora hanno deciso di attribuire questo nome, perché vipera alpina e in regioni abitate in antichità dai valser. E questo è stato. Ci sono problemi di estinzione di queste specie? Non nel brevissimo termine. Quando si parla di estinzione, a volte è un pochino, non è facile far capire quali siano effettivamente i problemi. Nel breve termine, dopodomani sicuramente la vipera valser sarà ancora fra noi, o almeno fra chi abita le Alpi. I problemi che affliggono la vipera valser sono problemi a lungo termine, quali ad esempio sicuramente i cambiamenti climatici e l'abbandono delle pratiche alpine che si sono andate a perdere negli ultimi 50 anni, quindi la chiusura del pascolo e altre problematiche di questo tipo. Grazie Mauro, grazie, complimenti anche per il tuo lavoro di guida naturalistica, una professione, insomma, nell'ambito di quel turismo ecocompatibile e, insomma, dire di natura, che noi auspichiamo possa avere un futuro nel nostro territorio. Grazie e buon lavoro.